Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Doc D e oggi siamo qui per parlare dei giocatori. Facciamo una piccola analisi perché ragazzi sono usciti una padella dei giocatori. Direi di concentrarci su quelli da record e domani andiamo su quelli della Ligue 1. Che ne dite? Perché se no sono troppissimi, se no viene un video apocalittico, di nuovo non ha nessun senso. Facciamo prima quelli da record, dato che li abbiamo guardati anche ieri un attimino. E poi domani ci guardiamo la Ligue 1 e le nuove icone, anche se le icone, bene o male, cioè, abbiamo già visto che sono devastanti, se si capiva, già sono semplicemente dai nomi che hanno messo, quindi bella lì. Direi di cominciare subito, ma non prima di passare nel link in descrizione, ragazzuoli, perché appunto il mio Instagram, come anche l'Instagram personale, come quello del canale, si trovano proprio lì, come anche il gruppo Telegram e certe cose. Vedo che nei commenti molto spesso mi viene chiesto, è tutto nel link in descrizione qua sotto, quindi basta passare lì, lasciare un bel like, commentare e iscriversi e boh, allegria. Detto questo, direi di cominciare, dai, non perdiamoci in chiacchierozze, andiamo. Ok, eccoci qui per aiutarci appunto a vedere quali sono tutti i giocatori della squadra da record. Appunto, andiamo nella galleria. Allora, l'evento è semplicissimo, non credo neanche di doverlo spiegare perché appunto non bisogna fare niente a parte le missioni che ci sono da eseguire, appunto classiche, esattamente come l'evento mutaforme e con gli altri, come gli altri eventi che sono usciti. C'è un pass facile, 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 ragazzoli. Classiche cose a gemme nel negozio, davvero semplicissimo, non credo di doverlo spiegare. Allora, i giocatori che sono bene o male, 107 fino anche a 108, ma anche i 109 non sono nulla di che a parte per questo ragazzuolo qua. Il carissimo Muniain non è malissimo, ma non è neanche bene perché ha 3 di piede debole. È l'unico che diciamo che però tra questi qua di gen un po' più bassa è un po' decente, diciamo. Lui e se non sbaglio, ecco appunto anche il caro Davide Frattesi. Non è male come CC, medioce, nel senso mediocre, niente di esagerato, però comunque validucchio, diciamo, ok? Andiamo però a guardare insieme quali sono effettivamente i giocatori più validi in questa sezione, ok? In assoluto, so già che ci sarà gente che mi chiederà di Ochoa, ma Ochoa, ragazzoli, alto 1,85, quindi c'è poco da andare lontano, ha tanto salto, però l'abilità non gli aumenta il salto, non è messo benissimo, appunto, non credo che ce la farà a fare grandi parate. Cioè, questi portieri più bassi, alcune volte sono buoni per il versus, ma alcune volte, non sempre, bisogna prima provarli. Lui non lo so, ma non credo, appunto, dubito seriamente. Allora, andiamo a guardare invece i giocatori che sono effettivamente un po' validi, che si può un po' inserirli nella propria squadra. Allora, diciamo che primo tra tutti potrei dire lui. Anzi, no, ragazzoli, prima vi mostro una piccola cosuccia. Tipo il Dani Parejo. Allora, lui, ragazzi, cioè, capite bene che anche se è un CC, vedete, no, non ha né fisico né ritmo. Cioè, questa carta qua può solo star ferma e passare la palla, perché ha 150 di passaggi, che è tantissimo. Però per il resto è davvero messo male. Cioè, anche nel dribbling è messo abbastanza male, anche a livello di agilità, 108, perché non ce la fa proprio più, è davvero un peccato. Però questa carta qua, anche se è 110 ed è un CC, comunque con 130 di tiro, 150 di passaggio, non è così, cioè non è buono per niente, appunto, non corre, cioè arriva malapena a 110, 115 di ritmo in un momento dove tutti sono sopra il 130, 140, è davvero troppo, troppo poco, ok? Passiamo però adesso effettivamente a quelli spisellosi. Andiamo, quelli che non sono forti, raga, non li analizzo neanche, ok? Così ci togliamo un po' di tempo e siamo più tranquilli, perché non ha davvero senso, ok? Quindi se non ci sono, non chiedetemi poi nei commenti, ma quello fa schifo, se non c'è, perché fa schifo, ok? Questo qui è un esempio di carta che per quanto in alcuni punti è forte, però nella totalità della cosa fa abbastanza cagare, ok? Passiamo alle carte decenti. Anzi, ve le dico lo stesso, però giusto per farvi capire. Dani Olmo, anche un CC completamente inutile, ok? Ha tanto dribbling, tiro e passaggi, è buono solo unicamente per il versus, perché con quel ritmo e quel fisico è praticamente inutilizzabile nel confronto, ok? Guardiamo al prossimo. Reina, finalmente una carta abbastanza buona. Un 110 esterno destro con 143, 150, 131, 134, con anche 110 di fisico. Questo Reina, Giovanni Reina, non è per niente male. Medio medio, si infortuna facilmente, ha un po' poca resistenza, quello sì. Quindi bisognerà avere un sostituto se si utilizza lui come titolare. Però comunque è un'ottima carta, ok? Passiamo al prossimo. Hernandez attaccante, non c'è neanche da dirlo tanto, cioè non è buono, cioè proprio per niente, raga, scusate.
Ok, sono vivo. Scusatemi. E appunto, non è per niente buono. 3 su 5, 3 su 5, neanche una grande resistenza, neanche questo grande ritmo. Fisico messo abbastanza bene, pochissimi passaggi, con un potenzialmente abilità tra i peggiori nella forma delle cose, delle attaccanti, quindi assolutamente da ignorare questo attaccante, perché non è assolutamente performante in nessun modo proprio, ok? Passiamo al prossimo. Joaquin, lui non è male, si può prendere nel pass, cioè non è male anche qui. È un peccato perché fondamentalmente è vecchio, cioè appunto si è ritirato, cioè si sta ritirando, quindi c'è poco da andare lontano. Però comunque mantiene un 130 di ritmo, con 136, 145, 145 e 93 di fisico. Non è sicuramente l'esterno destro più forte che c'è. È uno dei, diciamo che se devo metterlo in una top, lui è in una top 10, però non più in alto. Cioè nel senso potrebbe essere più o meno il settimo o l'ottavo più forte che c'è nel gioco, ma perché comunque è tanto lento e poco fisico, ok? Però ha buon dribbling e buoni passaggi, gran tiro, quindi ci sta dentro sotto questo punto di vista. Alto medio, leadership classe, con agilità molto elevata e reattività molto elevata, con un equilibrio quasi sul 140, quindi diciamo che il suo lo fa. Non è per niente male, ovviamente non è eccezionale, come detto, nella top degli esterni destri potrebbe essere settimo o ottavo più o meno. Però comunque se mettete il coso del pass lo avrete e potrete farci qualche credito fondamentalmente, questo è quanto su Joaquin. Passiamo al prossimo. Quagliarella, ragazzuoli. Quagliarella ha sempre tanto tiro, gli hanno messo anche tiri, però c'ha anche tre caratteristiche sul tiro, infatti dovrebbe averle, ecco, infatti, cinque caratteristiche speciali. Non è male, non è male, però poco fisico, cioè poco fisico no, in realtà fisico è messo bene, poco ritmo, cioè davvero poco, 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 poco ritmo. Lui è abbastanza lento, cioè è una seconda punta per l'altezza e non ha la velocità abbastanza elevata per essere una seconda punta effettivamente valida, quindi purtroppo devo bocciarlo abbastanza, comunque tra i 111 è abbastanza scarso, c'è poco da andare lontano, si trova assolutamente di meglio, penso che lui negli attaccanti non sia neanche in top 10, quindi poco da fare, poco da fare. Andiamo al prossimo. Bruno Fernandes COC. Allora, molto forte in fase tecnica, cioè quindi dribbling, tiro, passaggio, molto buono, anche un discreto fisico, molto lento, molto molto lento, ha il 4 di piede debole che è molto fastidioso per i COC, lo spiego sempre. Non è male come carta, perché comunque vedete lui ha 7 caratteristiche speciali, lui rende, cioè nel senso lui rende tanto. Peccato un po' per il ritmo, comunque è forte, cioè questa qui è già una carta valida per i COC, penso più o meno top 6-7, potrebbe essere sesto o settimo tra i COC più forti del gioco in questo momento. È valido, è molto valido, si può tranquillamente utilizzare, diciamo che la sua validità viene confermata semplicemente dal fatto delle sue 7 caratteristiche speciali che lo potenziano e non poco su tutte le varie fasi, appunto sul tiro, sul passaggio, sulla tecnica e sul fisico, perché c'è anche roccia, quindi giustamente molto 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 forte grazie alle sue caratteristiche speciali. Però pecca un po' di ritmo, quindi ovviamente non potete lanciarvi alla corsa con Bruno Fernandes, dovete fare dovete giocare in modo tecnico, passare la palla, tirare subito di colpo, tiri al volo, cose del genere, e comunque impostare le azioni. Quindi Bruno Fernandes è forte? Sì, però ovviamente si può utilizzare soltanto in certe determinate occasioni, ed è forte in certe determinate occasioni e un po' più scarso in altre. Come dicevo, appunto, nella corsa sicuramente avrà dei problemi, ma fisicamente, grazie alle caratteristiche speciali, in fase di impostazione, dribbling e tiro, sicuramente è un grandissimo COC. Passiamo al prossimo. Sicuramente comunque, raga, non posso inserirlo tra i primi 5 COC del gioco perché non è così forte, però comunque è valido, ok? Passiamo al prossimo. David Silva, un COC praticamente come Bruno Fernandes, ma con meno velocità e meno fisico. Ha un punto in più di gen. Questo David Silva si può prettamente utilizzare solo e unicamente se si gioca il versus. Perché? Perché ha una gen elevata e comunque ha grande dribbling e tiro, le cose che servono appunto per il versus. Nel confronto questa carta è davvero molto debilitata appunto per non aver ritmo, cioè non ha né corsa né fisicità tale per poter fare qualcosa di buono, cioè dovete proprio passare alla larga dei giocatori, quindi lui è proprio una carta da versus e niente più. Passiamo al prossimo. McAllister, secondo me un buonissimo CC offensivo. Difensivamente parlando non è granché, ma offensivamente parlando è molto molto buono, ha buon ritmo, grande tiro, buonissimi passaggi perché sono 151 e tanto con visione, raga. 134 è comunque molto molto buono, una piccola pecca sulle mosse e abilità,
e sulla resistenza non troppo elevata, ma comunque è una bellissima carta con medio-medio, tiro da lontano e fantasista. Ha comunque anche 141 di tiro da lontano, quindi quando tirerete, ovviamente, potrebbe segnare con una facilità incredibile anche da fuori area. Davvero molto molto valido, lo consiglio tantissimo, però da affiancare a un CC versatile o uno difensivo, così da equilibrare il vostro centrocampo. Bene, passiamo al prossimo. Alexander Arnold è una buonina carta, perché comunque va a grandi livelli di ritmo, passa bene la palla, dribbla bene, un terzino destro fondamentalmente molto offensivo e poco difensivo, si vede anche dalle statistiche, poca difesa e poco fisico per il momento del gioco, diciamo. Non è granché, anche perché le tre mosse abilità non è che aiutano tanto a portarlo in avanti. Cioè, avesse avuto almeno quelle quattro mosse abilità, dicevo, vabbè, un terzino destro molto offensivo, comunque abbastanza valido. Così come è fatto, non è troppo valido, perché lascerà scoperte la vostra difesa abbastanza, e anche se a grande ritmo non è comunque ai livelli di Zambrotta o di Lam, che sono nettamente più veloci e più forti anche difensivamente parlando. Quindi, se bisogna fare una scelta, diciamo che questo Arnold io lo lascerei da parte. Passiamo al prossimo. Phil Foden, allora, come ala sinistra è sicuramente molto valida. Molto valida. Anch'esso è buono per il confronto, ma è ottimale per il versus, perché ha una grande gen, poco fisico, ok? Nel confronto, cioè adesso non è per qualcosa, però alla sinistra sfida il terzino destro, quindi vi trovate contro degli Zambrotta, ok? C'è cioè Zambrotta, Lam e appunto Hakimi, quelli un pochettino più forti, ok? Carlos Alberto, tutta quella gente lì, tutti quelli lì hanno sopra il 110-115 di fisico, quindi c'è proprio un grande margine di fisico, e sono anche più veloci, quindi Foden l'unico metodo che avrebbe per superare quei determinati terzini sarebbe proprio dribblarli, cosa che può fare perché ha tantissimo dribbling, però ovviamente è l'unica possibilità che ha per sfuggire da quei terzini, perché in velocità non ce la fa, fisicamente non ce la fa, quindi l'unica cosa che può fare è nel dribbling. Capite bene da soli che avere un'ala sinistra che può solo dribblare e non è proprio il massimo nel confronto, cioè serve uno che può sia andare a correre, sia dribblare, sia ritornare fisicamente, sportellare e tenere palla, ok? Quindi lui in questo momento è un po' meglio, cioè a livello di... Allora, nel confronto lui è buonino, ok? Ma nel versus lui è molto forte, perché sia per la gen che per le varie cose che ho detto, ok? Quindi buono, in generale buono. Nel versus molto molto buono, nel confronto ok, passiamo al prossimo. Sergio Busquets, allora sicuramente un ottimo CDC con grande difesa, buona fase di impostazione, tutto quanto. Ci sono delle persone che gli piace molto avere il CDC lento, perché lo trovano più efficace, no? In fase difensiva. Io invece no, perché molte volte il CDC si sostituisce al difensore centrale, soprattutto se il difensore centrale c'ha alto-medio, per esempio, e il CDC c'ha invece medio-alto. Molte volte fanno uno scambio. E non mi piace avere uno che, cioè, non arriva neanche ad avere 120-25 di ritmo in fase difensiva, ma neanche tra i CDC, perché comunque se devo andare ad inseguire perché l'avversario si allarga, un CDC del genere non riesce a recuperarlo, ok? Riesce sicuramente a bloccare tutti gli uno contro uno, quello sicuramente, e anche a passare benissimo la palla, però sicuramente io non posso definire questo Sergio Busquets, anche se è un 113, uno dei CDC più forti del gioco. Sicuramente può essere il quinto, il sesto, ma neanche, perché comunque ci sono veramente, c'è cioè, Rio Ferdinand, cioè, ce ne sono tantissimi di forti, Xabi Alonso, Hierro, Matau, cioè ce ne sono davvero troppi che sono molto più forti di lui, quindi... Penso che all'incirca, così a memoria, lui potrebbe essere nella top tipo 7-8, quindi essere settimo ottavo dei CDC. Comunque buono, però si trova di meglio, ok? Passiamo al prossimo. Jan Oblak. Allora, lui potrebbe, anche se è basso, perché comunque è sotto il 1,90 m, potrebbe essere un portiere molto potente, perché solitamente Oblak lo fanno forte. C'è stato un periodo 2 anni fa che io Oblak l'ho utilizzato, quello Utoz, l'ho utilizzato per tipo 6 mesi, perché era una saracinesca completamente buggata e rotta, anche se era basso, ma sono le uniche due occasioni, cioè nel senso sono le uniche due carte che hanno questa cosa, sono Oblak e Lev Yashin. Ogni tanto Oblak, perché molti Oblak che sono usciti in quest'anno di FIFA Mobile
erano molto molto scarsi, detto sinceramente. Questo è da provare. Io non posso dire né che è forte né che non è forte. Sicuramente, guardando le statistiche, è molto potente, perché comunque ha 123, 103 di agilità, 150 di reattività, molti riflessi, piazzamento e tuffo. Quindi sicuramente è molto valido, però bisogna provarlo. Perché purtroppo, come detto, il bug dell'altezza è molto evidente in questo gioco e bisogna cercare di ovviarlo. Lui potenzialmente potrebbe essere fortissimo, ma allo stesso tempo scarsissimo, quindi è assolutamente da provare. In questo momento non posso darvi un'opinione precisa e onesta, perché non l'ho provato e non l'ho neanche ancora mai visto, però dando un'occhiata così, potenzialmente potrebbe essere rotto. Però bisogna vedere se gli sviluppatori hanno deciso o meno di attivare o no questo bug dell'altezza su di lui. Quando non lo attivano, appunto, come le Yashin diventano delle robe immorali perché vi parano veramente qualsiasi cosa. Però ho paura, credo che questo qua non sarà così forte. Comunque, in questa settimana qua vi aggiornerò sul carissimo Jan Oblak, ok? Passiamo al prossimo. Müller. Bah, cioè allora, una T che non è così esagerato, 5-5, una buona resistenza, 4-5, ha 113 di ritmo, 111 di fisico. Diciamo, allora, questa qui è una T molto versatile, ok? Che può fare tanti ruoli, sia il COC che l'attaccante, ovviamente. Ma, cioè, per prendere una T a T, veramente, cioè, Puskas è tanto più forte. Cioè, è sempre qua la cosa, nel senso, se voi giocate il versus, è ovvio che vi serve più Müller che Puskas, anche se Puskas in campo è più forte, perché Müller è più alto di Jhen, ok? Quindi vi dà più forza a Jhen squadra, e quindi ovviamente ha più senso, ok? Ma se volete giocare nel confronto, che siete più giocatori che vogliono giocare partite, quindi un po' più come me, questo Müller vi fa cagare, perché comunque, cioè, Puskas lo rovina proprio questo Müller, cioè, con tutto che due di Jhen in meno, Puskas in campo è completamente rotto rispetto a Müller. Quindi, cioè, raga, se giocate il versus, lui è utile. Se non giocate il versus, è completamente inutile questa carta, ok? Passiamo alla prossima ed ultima carta, la più bella che c'è, anche senza un senso logico, però vabbè, andiamo a guardarla. Alexandro, allora, cioè, allora, già che lo vedo forte, io rabbrividisco, perché comunque non è per qualcosa, ma in tutto l'anno ne avesse azzeccata una, sto Cristiano, cioè, non è per qualcosa, ma veramente, cioè, dai, uno che ti fa Juve, ah, vederlo forte per me è un... Dici, ma quando è stato forte? Però vabbè. Ritmo. Questa carta è forte, raga. Incredibilmente, questa carta, con tutto che adesso io ho Davis, ok? Ma questa carta comunque arriva a dei livelli di ritmo molto importanti, ma anche difensivi e fisici. Cioè, è fatta bene. Cioè, e io mi chiedo perché. Cioè, devo. Cioè, è la prima volta che gioco a FIFA. Cioè, la prima volta in 3 anni che gioco a FIFA Mobile. Anzi, che porto sul canale 3 anni, ma che gioca a FIFA ormai molti di più, ok? Che devo dire che Alexandro è forte. Cioè, non è mai successo. Questo è un evento raro, ragazzuoli. Quindi, per tutti coloro che prendetelo. Cioè, nel senso, se avete la possibilità. Poi, ovviamente, no, perché costa una fucilata. Che non ha proprio nessun senso di esistere e conoscersi. Però è forte. È forte, cioè non è sicuramente il terzino sinistro più forte perché è uscito Roberto Carlos e comunque anche Davis e Hernandez ottengono ancora una bella botta, ma questo comunque è più forte di Davis e di Hernandez. Ed è una cosa che mi fa incazzare perché Alexandro non è più forte, ma neanche nel suo prime moment, cioè per dire, comunque vabbè. Detto questo, ragazzuoli, l'analisi finisce qua, spero che vi sia stato d'aiuto, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e noi ci troviamo domani con una live, se riesco, ragazzuoli, con una live, ok? Se no, vi faccio il video analisi della Ligue 1. Nel caso, la live sarà lunedì. Quindi mi raccomando, rimanete aggiornati iscrivendovi al canale, lasciando un bel like per supportarmi e commentando con le cose che volete vedere. Io cercherò di accontentarvi tutti quanti, ok? Scusate se non sto riuscendo tanto a portare tanti contenuti, ma in questi giorni ho davvero tanti lavori. Tra il mio lavoro classico, questo e il fatto che devo andare anche a fare il figurante per una serie TV, comincio ad avere davvero pochissimo tempo. Grazie a tutti quanti voi che mi state seguendo, con sempre grande pazienza e umile, è tutto qua, siete special, appunto, grazie di cuore per avermi
supportato fino ad adesso. Grazie, grazie, grazie. Noi ci troviamo domani con video o live, e lunedì con video o live, in base a come riesco ad organizzarmi. Fatemi sapere sotto nei commenti come preferite anche voi vedere, se domani live o lunedì, così cerco un attimino di organizzare il tutto. Grazie e ciao ciao da Doc D.